Salve a tutti cari amici e benvenuti in un episodio speciale di Rise of the Ronin. Sono sempre il vostro Sir Trusiver e oggi andiamo a vedere come fare il trofeo La caduta del Ronin. Come si fa questo trofeo? Innanzitutto nel terzo mondo, ovvero nella terza regione Kyoto, capitolo 3, io vi faccio vedere partendo da questo stendardo della lama velata, ecco qui. La zona si chiama Higashiyama. Dovrete raggiungere il tempio Kyomizedera. Non so se vi pronuncio giusti, ma ci provo. Mettiamo un segnalino per non sbagliarci e cominciamo la nostra scalata. Ci sono diversi modi per raggiungere il tempio. Il modo più semplice che io vi consiglio è appunto quello di fare la missione relativa a Saigo. Appunto, ecco, potremmo passare di là, forse facciamo prima, decisamente. La missione relativa a Saigo, che è quella dello scorso episodio, quindi vi invito a fare quella missione e in questo modo otterrete l'accesso al tempio, appunto. Infatti, la stessa missione vi porterà ad avere come si dice, qui prendete questo arpione, prendiamo questo, qui c'è una scala che durante la missione troverete alzata, ma ora è abbassata senza problemi. Qua salite e qua saltate oltre così. Allora, una cosa importante, ragazzi, è che attivatevi qua. Adesso io lo faccio di toccare lo stendardo, voi attivatevelo, così ce l'avete qui per riprovare se la cosa non va a buon fine. Troverete anche la missione Aliante qua, ma solo dopo la missione di Saigo. E ora saltate giù di qua e in teoria il trofeo dovrebbe essere fatto. Non è venuto, quindi in questo caso, ragazzi, vi invito a tornare a questo stendardo della lama velata e riprovare il salto. Ed eccoci qua, ragazzi, al nostro secondo try. Vi metto a clip a fine video, il risultato è venuto. Quindi, nel caso non riusciate al primo colpo, non allarmatevi, non pensate che il trofeo si sia buggato, perché viene, come vedete. Vi metto ovviamente a fine video la clip registrata. Detto ciò, ragazzi, io vi invito, come sempre, se questo video vi è stato utile per fare il trofeo La caduta del Ronin, a lasciare un like, un pollice su per supportare questo video e il canale, oppure se vi piacciono i contenuti e volete vedere quando vi pubblico qualcos'altro qui sul canale, vi invito ad iscrivervi al mio canale, ovviamente attivando la campanella in alto a destra per sapere sempre quando e come pubblico qualcosa qua su YouTube. Appunto relativo a Rise of the Ronin o le altre serie che ho in corso. Un'altra cosa importante che vi consiglio, ragazzi, è se volete seguirmi attivamente, vi lascio in descrizione tutti i miei canali social, tra cui Instagram e i miei gruppi Facebook, I Pazzi di Silver, gruppo dedicato al canale, e GameSpoiler, la nostra più grande community di videogiochi, di cui sono di entrambi amministratore. Fate domanda, io clicco e vi faccio entrare automaticamente. Detto ciò, prima di salutarci, ragazzi, dedico questo video, ma come sempre faccio anche una menzione, entrambe le cose, mio amico Andrea MG che mi ha regalato Rise of the Ronin per darmi modo di portarlo sul canale. Quindi vi ringrazio tutti, e ringrazio per la visione e ringrazio soprattutto lui per la gentile concessione. Vi lascio miniatura video breve per cliccare, andare da lui e andare a seguirlo. Detto ciò, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e grazie a tutti di aver visto questo di video.